Buongiorno amici di Piero da Saronno, eccoci di nuovo qui con Giovanni. L'argomento Buongiorno a tutti. di oggi, Giovanni, qual è? Allora, mi è capitato di partecipare a un ciclo di conferenze che si sono svolte a Como, un po' al Teatro Sociale, un po' a San Fedele, un po' si svolgeranno in un'altra chiesa dove parteciperà Antonella, anche la cantante Antonella Ruggero, che avevano come in questa settimana come argomento un argomento un po' attuale come quello dell'Europa, della situazione che sta un po' capitando a livello politico anche in Italia, ma un po' in generale, insomma. È stata una conferenza a cui hanno partecipato il direttore della provincia di Como, ha partecipato il vice direttore dell'Eco di Bergamo e uno storico, Cardini. Ho capito, senti, c'era molta partecipazione di pubblico? Tanta. Io non me ne aspettavo così tanta, mi hanno detto però, io non ero proprio presente la prima volta, però il teatro, quando venne l'Hec Valese, il teatro sociale era pieno. E anche già per settimana questa che viene Antonella Ruggero si prevede un pienone. I cantanti sono sempre anche i cantanti storici, un po' meno quando c'era l'etnografa, ma per il resto tutto era pieno. Ho Poi anche capito. ben messa Sì. a San Fedele, insomma. Vediamo un po' a quale di questi eventi hai assistito personalmente. Allora, settimana l'altra c'era un'etnografa che ha fatto vedere una serie di fotografie lei è una polacca, una che scrive anche sulla Repubblica o su altri giornali, ha fatto vedere insomma delle scene sui confini, era quella puntata, e quella volta ha fatto vedere un po' di tutto, insomma, quello che aveva nella sua vita, i luoghi che aveva frequentato, il problema che c'era stato nel suo paese, la dittatura, ed è stata molto una serie lunga di un paio d'ore, di un ciclo di, ha fatto vedere vari luoghi, da Gerusalemme all'Africa, soprattutto al Medio Oriente, all'Asia occidentale, al deserto. Invece però questa settimana la conferenza era un po' ancora più interessante secondo me, perché proprio toccava di più l'attualità. E poi il fatto di comunque la personalità anche di uno storico come Cardini, che a quanto pare non lo conoscevo, ma a quanto pare conosciuto, faceva la differenza. E questo storico ha detto tante cose, è stato veramente tanto. Ha detto che il problema della nostra società, per esempio, parte dall'individualismo che c'è stato fino adesso, ma adesso anche la scarsezza di mezzi, la scarsezza di risorse economiche fa sì che non riusciamo più a avere nulla, insomma ci rifugiamo un po' in quei. Allora, adesso c'è un periodo di anni in cui vivono, prosperano movimenti un po' anarchici, c'è stato Olga, che non so che cosa sia, a quanto pare un collettivo anarchico. E poi vabbè, ha fatto riferimento anche al movimento di Beppe Grillo, con tutte le sue differenze, con tutte le sue caratteristiche. Vabbè, scherzosamente ha detto, vabbè, è un'etichetta un po', come dire, di cognac. Sembra un po' un'etichetta alberghiera, non si sa quanto farà strada, non si sa se farà più o meno strada, però quello che diceva era che soprattutto l'Europa è stato un po' un inganno, è emerso come anche la società, aveva detto questo storico, come la società civile italiana è lo specchio, anzi in peggio, della classe politica che ci rappresenta. E poi ha detto che il problema principale anche del nostro paese è soprattutto il nostro scarso senso dello Stato, senso delle istituzioni. È stato molto, molto focalizzato su questo, e anche il senso che l'Europa non è proprio ben gradita, anche perché quando si vanno a festeggiare, anzi, non a festeggiare, a commemorare chi decede in guerra, non è che non si avvolge mai, diciamo, queste persone dentro una bandiera europea, mai visto.
ma piuttosto dietro bandiere di tipo del nostro stato. Invece l'altro partecipante, che era il vice direttore dell'Eco di Bergamo, ha specificato come l'Europa. Il sentimento europeo in realtà è visto un po' meglio in Italia che non negli altri paesi europei, perché noi italiani siamo un po', siamo anti-italiani, abbiamo tante piccole patrie, però non ci siamo, le piccole patrie non hanno fatto un paese unito. E allora, e poi anche, ha fatto riferimento al fatto che il fascismo magari era un po'. Tendeva all'autoritarismo e non tanto a avere un senso dello Stato, ma non autoritario. Cioè ha insegnato il senso dello Stato, diceva sostanzialmente, ma in modo non autoritario e ha un po' tolto i sentimenti localistici che ci sono in tutta Italia. E soprattutto ha detto che l'Europa ha superato un po' gli stati nazionali. E questo ovviamente non è gradito dalle persone comuni, perché vedono un po' i comuni in questa situazione di adesso che fanno gli esattori e non pensano tanto, cioè non possono fare altro perché sono comandati dall'Europa, non possono fare niente. Ho capito, senti, cioè, mi hai detto che c'era molto pubblico, ma a seguito di queste presentazioni c'è stato un dibattito oppure no? Ma di domande che ha fatto il pubblico, ne ho sentite poche, però comunque si sono fermati con queste persone, anche con il direttore della provincia che moderava. Domande dal pubblico gliele hanno fatte ad persona, ma la volta scorsa le domande sono state molte di più. Sono stati tanto, c'è stato tanto interesse. Però il pubblico soprattutto tendeva a un elettorato molto anziano. Stiamo parlando di un elettorato, cioè di un pubblico sopra i 50-60 anni. Allora tu eri un'eccezione. E purtroppo sì, cioè non è che c'era qualcuno che era lì che sistemava i giovani che sistemavano il sonoro ma non tanti, non tanti, ed è un peccato. Allora abbiamo raggiunto e superato il tempo che ci eravamo proposti. Dobbiamo dare una notizia ai nostri telespettatori. Questa è per il momento l'ultima puntata di Giovanni e l'Orso. Spiace veramente, ma per motivi non dipendenti dalla nostra volontà e per evitare problemi, la consideriamo proprio l'ultima puntata della serie. Avevamo di scorta, diciamo, altri due puntate già realizzate ai primi di questo mese che potrete vedere continuando a rimanere su questa pagina. Vi salutiamo e arrivederci. Arrivederci. Buongiorno a tutti gli amici di Piero da Saronno. Finalmente una bella giornata di primavera. Ciao Giovanni. Buona giornata. Sì, oggi è proprio una bella giornata. Senti, quali sono l'argomento di oggi? Allora, sabato sono andato in Duomo a vedere una rassegna che c'è stata per Expo, una nuova, un modo per approcciare i cittadini milanesi e non all'Expo. Hanno organizzato una tavolata con diversi stati partecipanti all'Expo in cui tutti i cittadini hanno potuto fare un po' di assaggi e vedere un po' queste cose. Ho capito, se andate in Duomo. In Duomo in che In piazza senso? Duomo. Ah, in Piazza Sì, Duomo. di solito gli eventi sono sparsi un po' in tutta Milano, un po' di qua, un po' di là, però la piazza Duomo è uno dei punti in cui è bello anche fare questi eventi qui, ben organizzato anche,
perché non sempre uno dice bisogna pagare a tutti gli eventi, uno va a mangiare e dice cioè, deve pagare, no, hanno dato tre assaggi, tre possibilità, uno poteva scegliere tra, che so, il Sud America oppure il Sud Africa oppure la Russia, e prendeva quello che voleva, insomma. E tu in particolare cosa hai preso? Ma un po' dalla Sud Africa, un po' dal Sud America, ho preso delle cose un po' così e ho assaggiato anche, visto che non stavo tanto bene quella giornata ed era anche un po' brutta, mi hanno dato da bere, mi hanno offerto un tè che mi è sembrato un po' forte, mi sono ripreso da come stavo, insomma. Ho capito, ma qual è il piatto che ti è piaciuto di più allora? Ma più Sud America, anche se era un po' piccante, quelle cose un po' sudamericane, un po' piccanti, però tutto sommato era un po' meglio, il tè del Sudafrica, perché era bello, con un bicchiere stranissimo, tra l'altro una forma un po' particolare, insomma. Però queste sono occasioni di scambio che non succedono, a volte non sono neanche tanto ben viste, perché un po' si dice anche, non è che, magari si tende a valorizzare anche un po' troppo certe cose piuttosto che altre, l'identità magari dice gli stranieri sono un po' così, invece no, perché Milano comunque è una città molto molto aperta, si conferma così, una città a vocazione anche di scambio commerciale, queste cose qua sono molto interessanti, poi hanno anche fatto propaganda sui loro ristoranti, ecco, non è che sia un fanatico di quei posti, però comunque anche per loro è stata una buona occasione per farsi pubblicità, indubbiamente sì. Ho capito, c'era tanta gente? Tanta. Autorità in giro che circolavano, niente? Poche. Io sono solo, un mio amico non è un'autorità. Comunque sì, lavora anche lui nell'Expo, cose così, però non, di autorità ne ho viste poche, comunque non, se c'erano non le ho riconosciute. Ho capito. E comunque è stato un successo, diciamo. Sì, non me l'aspettavo. Tutto qui. Comunque non è stata ovviamente l'unica iniziativa, ce ne sono altre, però i cittadini non sempre, quando si è proposta una cosa così, i cittadini si sono sensibilizzati, probabilmente quando fai cose un po' piccole, un po' sparse, boh, non si sensibilizzano tanto i cittadini, non si muovono. La notizia è breve, è interessante, per cui ci aspettiamo ci sia un buon numero di telespettatori a sentirla. Bene, ti salutiamo tutti quanti e ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima. Buongiorno a tutti gli amici di Piero da Saronno. Ciao Giovanni. Buona giornata. Di cosa parliamo oggi? Allora, ancora oggi è una giornata elettorale, infatti in alcuni comuni ci sono proprio le elezioni, e voglio anche dire un po' perché l'affluenza non sembra molto elevata. Voglio dire un po' anche perché secondo me la gente si sente ancora una volta delusa. Le motivazioni sono molteplici. Io a volte ho la bella abitudine di seguire un po' i canali locali, molto interessante, a volte spesso può essere da 7 Gold piuttosto che Milanao, piuttosto che Tele Lombardia, e vedi un po' le facce di politici noti e politici magari meno noti ma comunque ben conosciuti. Io ne conosco qualche faccia di queste, personalmente la conosco. Allora, su Telenova è venuto un mio amico l'altro giorno, che lavora in un consiglio di zona di Milano e lavora in regione. Faccio esempio lui perché lo conosco personalmente, dico che vabbè, personalmente lo conosco, è una persona molto impegnata, come anche tanti nel suo consiglio di zona, perché si fanno spesso vedere in TV, ma so che lavorano nelle associazioni o comunque hanno fatto qualcos'altro. Quello che si nota è una certa genericità delle cose che vengono dette dai politici. Proprio sembra di, fanno tanti slogan, però i contenuti, a parte le cose locali, nella politica nazionale sono nulli, proprio un'inconsistenza complessiva, tante cose contro, però alla fine nel parlare non emerge niente di nuovo, emergono sempre le stesse cose. Poi per esempio si parlava nella puntata che ho visto venerdì
Di tutto, beh, si è spaziato tipo dei lavori che stanno facendo per la metro 5 a Milano, agli stupri che sono avvenuti alla Villa Litta, come risolvere i problemi della sicurezza. Però mi ha colpito molto, visto che il mio amico è giovane, lavora anche nel settore della cultura in regione, è un funzionario in una di quelle commissioni, come i giovani, come anche la politica un po' giovane, non è che sia tanto in grado. Io ho visto, si parlava di scuola, si parlava che i giovani non vogliono tanto fare certi lavori, si parlava del fatto che le scuole non incentivano tanto, anzi non se ne è parlato in realtà, però comunque, allora 2 giorni prima avevo visto sul TGR, anzi sul TGR no, su Rai 3, una trasmissione che diceva che in certi paesi i laureati sono un'enormità e le scuole tecniche funzionano a dovere. Questi paesi sono soprattutto l'India e la Cina, l'Estremo Oriente. I laureati in Corea del Sud sono il 58% della fascia 25-34 anni contro il 20% di quelli italiani. Però le scuole tecniche funzionano a dovere e in Italia le scuole tecniche non funzionano a dovere. O non sono ben pubblicizzate oppure effettivamente non hanno sempre una buona fama, no? Questo mio amico diceva, io ho fatto un certo liceo, sì, il Galvani, che è una scuola abbastanza a Milano ben considerata, un istituto sia tecnico che un liceo scientifico e tecnologico, diceva. Dopo 2 anni noi avevamo il biennio propedeutico in comune con l'istituto tecnico, eravamo del liceo tecnologico e poi i professori magari volevano dirci se volevamo passare al tecnico, perché lì si poteva fare. Io dico una cosa, ma non sarebbe meglio, per esempio, l'istruzione tecnica, fare cose concrete per migliorarla, visto che c'è una liceizzazione enorme, anche se è un po' in calo, e avendo lavorato in un comune, io per 6 mesi, parlavo con una dirigente dell'ufficio del censimento, di più del meno, diceva non tutti possiamo fare dirigenti. E invece tanti, tanti hanno scelto i licei perché forse pensavano che davano più sbocchi, non lo so. Non tutti possiamo fare dirigenti e soprattutto manca gente che deve fare, che fa i lavori manuali, che spesso vengono lasciati agli stranieri o altri. E anche i muratori, spesso lo fanno gli stranieri, nell'edilizia il lavoro ormai è tutto così. Però il problema è che mancano scuole. La regione, per esempio, non è vero che l'istruzione è tutta in mano allo Stato, perché la regione è in mano ai centri di formazione professionale. E lì bisogna un po' agire. Anche ieri sentivo che qualcuno diceva non funzionano bene, spesso sono sovraffollati. Bisogna pensarci, mentre i licei ancora una volta debordano, anche se sono un po' meno richiesti. Però comunque la politica non riesce tanto a capire queste cose. Comunque tutti i politici hanno scelto un liceo, quasi. Tutti quasi un po' chiacchierano. E non solo non solo nel campo dell'istruzione, perché anche qua in questi comuni, magari in campagna elettorale tutti slogan, basta cemento, basta parcheggi, oppure meno affari, meno comitati affaristici, però più o meno tutti un po' cadono, perché allora il problema mi è stato detto da un amico che i comuni sono in difficoltà e comunque si sa anche dalla televisione, allora devono riscuotere gli oneri di urbanizzazione per stare un po' a galla e barcamenarsi con le tasse. E qua, in questi comuni, si propongono centri commerciali ancora una volta. Non solo, Gerenzano è al voto. La settimana prima del voto il sindaco ha detto facciamo un bel centro commerciale sulla Varesina. E queste cose qua spostano voti, eh? Perché prova a pensare e trovarsi la Varesina tutti i giorni intralciata, non solo altro cemento. Non è una bella cosa, eh? E anche sul sociale tante cose magari non vengono fatte, la gente non è contenta, hanno fatto vedere anche sulla 7, quindi la gente è scontenta della sanità, di come è gestita, e la delusione evidentemente sarà tantissima. Poi anche nei CDA dei parchi o di altro, di tantissime aziende, sono tutti politici.
quindi la gente è scontenta di vedere, si parla tanto di meritocrazia e di trasparenza e poi si agisce in modi completamente diversi. Purtroppo questi sono i risultati, la gente a votare non ci va più. E io speravo francamente che l'astensionismo fosse ancora maggiore, perché un segnale andava dato. Bene, per oggi chiudiamo qui e diamo un arrivederci ai nostri telespettatori. Alla prossima.